Desta sempre curiosità e anche strappa un sorriso vedere il tram che ripercorre la sua linea originaria. Tram che oggi è in movimento, in fase di collaudo. Sono presenti a Trieste già da alcuni giorni gli addetti del personale della Anstisa del Ministero, l'ex Ustif, che sono qui per il collaudo e il nulla osta per il ripristino della linea tranviaria. La mattinata è stata caratterizzata anche dalla scuola guida, proprio per formare il personale che poi guiderà la vettura. Nessuna data all'orizzonte per rivedere operativo il tram di Opicina, ma buoni segnali di avvicinamento al giorno in cui si potranno ripercorrere i 5.175 metri che collegano Piazza Oberdan a Piazzale Monterè. Da alcuni giorni a Trieste il personale dell'ANSPISA, l'ente ministeriale deputato a eseguire i collaudi della linea, a verificare se le prescrizioni dettate al comune siano state realizzate a dovere, accanto al fatto che in questi giorni si stanno anche mettendo alla prova i guidatori che già conoscono il tram, nonché i futuri guidatori delle carrozze, visto che, essendo queste ferme da molto tempo, non hanno permesso la pratica su strada a chi poi dovrà condurre le vetture. Soddisfazione ma molto sobria da parte del municipio che, mantenendo un profilo cauto, attenderà la conclusione di questo iter prima di lasciarsi andare a un liberatorio finalmente. Ci vorranno ogni modo diversi giorni per tutte queste verifiche da parte degli addetti preposti. Le operazioni infatti sono molto accurate, trattandosi di una linea più unica che rara. Il tram percorre circa 800 metri in forte pendenza, fino al 26%, lungo il quale le vetture vengono spinte in salita o trattenute in discesa da carri scudo vincolati a un impianto funicolare. La fase di movimentazione a vuoto della 406 e delle altre carrozze proseguirà ancora nelle prossime settimane, permettendo di verificare in sicurezza se tutto procede in maniera fluida. Restano parcheggiate al capolinea di Opicina le rincalzatrici pesanti, mezzi utilizzati per i lavori su binari e traversine, al momento ferme ma pronte a riaccendersi qualora dovesse servire. Sono parcheggiati qui a Trieste in quanto non servono in questo momento da nessun'altra parte. Sono qui in attesa di nuovo utilizzo, ma nel dubbio meglio lasciarle qui e eventualmente correggere qualcosa qualora dal Ministero venisse riscontrata un'anomalia e quindi la necessità di riintervenire con questi mezzi, piuttosto che farli tornare in Francia da dove sono stati noleggiati e dopo eventualmente un domani doverli richiamare. Quindi le lungaggini sappiamo che potrebbero portare a ancora ulteriori spese di tempo.